Antonio Iacchini, Antonio il direttore. Però va bene ancora. Perché abbiamo un po' di carretto? Non lo so, devi vedere la carretta. Dall'Hotel Alfa Sant'Agnello, buongiorno. Voi vi fermate, no? Per sì. La conferenza eccetera. Saluti, buongiorno qui dal Hotel Alfa, siamo con il direttore, il signor Antonio, che ci presenta questa giornata vincente e particolare di rinascita, di un segnale forte. Maestro Domenico, accomodatevi vicino a noi con il direttore di musica e il direttore della struttura. Buongiorno a tutti. Allora, intanto grazie per essere qui, tra pochissimo avremo veramente dei momenti molto particolari. Presenteremo un progetto solidale che nello stesso tempo servirà ovviamente anche al rilancio dell'albergo, però è una cosa bellissima. La proprietà, il signor Francesco, Andrea e Giovanna, hanno avuto una bellissima idea, una bellissima intuizione, quella di riuscire a fare con questa struttura anche del bene. Tantissime persone hanno purtroppo vissuto momenti di difficoltà economiche e continuano a viverli in questo momento per problemi e necessità legate appunto a questa pandemia. Ora che facciamo? Con l'Hotel Alfa apriamo agli eventi e destiniamo una parte di questi eventi ad un conto corrente che metteremo a disposizione del comune per aiutare quelle famiglie che la parrocchia, ogni parrocchia santanellese, i servizi sociali del comune dedicheranno, appunto individueranno come persone che hanno bisogno di aiuto. La novità non è solo un buono da spendere, ma è un buono da spendere esclusivamente in una qualunque attività santanellese. Quindi è proprio un'iniziativa. Certo, quello che ci state raccontando va oltre qualsiasi aspettativa, perché effettivamente si nota un voler fare ma non lasciare nessuno indietro. Assolutamente, la signora che vedo in giro tutto il vostro personale che è attivo. Oggi apriamo. E apriamo con Guastafierre e la sua orchestra Sorrento, orchestra della anche se oggi liceo diciamo, musicale Grandi di Sorrento. Anche se oggi in piccola parte c'è veramente tanto fermento, tanto entusiasmo e tanta felicità in questi segnali, in questi spiragli di ripartenza, in questi segnali che finalmente, anche se per poche settimane ancora, ma noi con i ragazzi contiamo di fare tante cose in questo periodo, c'è veramente voglia di fare e vedere i ragazzi così entusiasti e così operativi nel poter ritornare a fare quello che hanno scelto di fare per la propria vita è veramente una gioia unica. Consentitemi un pizzico di rabbia perché purtroppo nelle ultime settimane il governo, il Ministero dell'Istruzione ha deciso di tagliare praticamente le gambe ai licei musicali della Campania, cioè ben 11 licei musicali, da brividi per chi veramente lavora con passione e con spirito di sacrificio, vedere piovere dei tagli così in maniera orizzontale senza tener conto innanzitutto che il liceo artistico musicale Francesco Grandi, che è un indirizzo raro per la terzia, lignea e per il tessuto, rappresenta un'eccellenza non solo per il territorio della penisola sorrentina, ma per tutta proprio la nazione, ecco perché è indirizzo raro. E fra poco potrete vedere le eccellenze che veramente, i talenti che diventano eccellenze nel nostro percorso di studi. Lo voi chiamereste per supportare un evento di quei assolutamente, noi l'abbiamo. L'orchestra Sorrento del maestro Guastafierre. Allora, noi chiameremo non l'orchestra Sorrento ma il liceo musicale Grandi per supportare i nostri eventi e non solo. Abbiamo deciso di inserirlo veramente, di creare tutto con tutto il liceo, non solo con la sezione musicale, una grandissima sinergia, tanto è che questa villa, questo parco, questo immenso agrumeto diventerà un salotto en plein air, faremo mostre, faremo concerti. Diciamo ancora due parole in più su questo parco perché è importante poter trascorrere anche solo in relax all'ombra dei nostri aranceti, all'ombra dei monete, cedri, tutto. Un prato sistemato in maniera eccezionale, quindi è un giardino che è quella marcia in più che assolutamente di entrare subito accanto alla piscina che vedete qua pronta a ricevere chi è già in costume. Volevo solo dire un'ultimissima cosa. Il programma va in onda tutta la giornata fino a questa sera, quindi sono una serie di eventi che si accavalleranno e succederanno. Cioè, li volete sinteticamente presentare? Preannunciare come Assolutamente orario? Sì.
Intanto volevo completare il discorso del liceo, perché lo inseriremo in questi eventi, ma creeremo anche delle borse di studio che premieranno gli alunni più meritevoli del liceo. Quindi sarà carino, a fronte di questa assistenza che loro ci daranno negli eventi, creeremo questa cosa. Possiamo svelare il segreto di questa passione per la musica? È perché tra i titolari dell'albergo c'è un appassionato di jazz di antichissima data, e quindi questa sua particolare propensione. Questa era la chiave di volta. Grande Lucio. Ci aggiorniamo a più tardi. Grazie. Dopo... Grazie. Grazie di cuore.